Ok, bene a tutti ragazzi, sono Kisus e oggi riprendiamo con Mega Star Force 3. Lì c'aveva... Oddio, guardate Otaurus sullo sfondo, non ho più Mega Otaurus adesso, sul primo. Ok, capito. Capito, non lo rifare più perché vince. Brucia. Non funziona. Ci guarda un po', per un momento ho tolto gli occhi dal proiettore e subito dopo l'ho trovato congelato. Questo non va bene. Ho tentato di azionare il segnale, ma inutilmente. Questo ghiaccio non si scioglierà mai. Cavolo, ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Mr. Star, forse c'è qualcosa che possiamo fare. E cioè... Taurus Fire. Quanto sei di te, Taurus. Lascia fare a me. Decisamente risolto il problema. Grazie, Taurus. Non ho fatto nulla di speciale. Beh, hai appena sciolto un blocco di ghiaccio. Già avevo ricevuto una chiamata che ci avvertiva della presenza di, da qualche parte nella struttura di un programma bomba. Ho inviato tutti gli wizard che ho potuto vedere sulla situazione. Vengono coordinati dal wizard della sicurezza all'ingresso. Li pareresti per sapere a che punto sono con le indagini? Ok, sì, perfetto. Qua c'è un collegamento. Oh, c'è. Riguardo alla minaccia della bomba, molti degli wizard che hanno inviato riferiscono che non c'è alcun problema. Il wizard che controlla l'autoguast è il solo che non ho sentito. Riferisce all'auto che è parcheggiata nel parcheggio, vero? Sì, probabilmente sarà all'interno del nucleo programma. Ma io devo rimanere qui di guardia. Ok, dare un'occhiata nel nucleo programma dell'auto, giusto? Guasta nel parcheggio. Questo ci sarà di grande aiuto, grazie. Vai, Taurus. Sciogli il ghiaccio. Taurus, spazza via questo ghiaccio. Ci penso io. Fuoco! Decisamente. Grazie, Taurus. Nessun problema. Che freddo, stavo congelando, grazie mille. Hai visto che io sono stato? Era un wizard femmina, ma non l'avevo mai vista prima. Anche se era sicuramente il mio tipo. Una wizard che nessuno sembra riconoscere. Chi potrebbe essere? Non saprei, comunque ha detto che non c'era alcun programma bomba. Grazie ancora. Quindi la minaccia della bomba era uno scherzo. Ad ogni modo abbiamo almeno aiutato quel wizard. Ritorniamo da lì. Oh, messaggio in arrivo. La porta del camerino di Sonia è congelata. Stiamo usando un wizard riscaldatore per tentare di risolvere questa spiacevole situazione. Ok, arrivo io con Taurus. Basta proprio fare così. Eccoci qui, Sonia. Quella è la voce di Geo. Ti prego, aiutaci dalla svelta. Fatti vedere, fatti valere, Taurus. D'accordo. Ok. Perfetto, ce l'abbiamo fatta ancora. Ci sei riuscito, Taurus? Sì, sono grande. Tutto è fatto benissimo come skin, Taurus. Grazie, Geo. Tu non ti ero riuscito ad arrivare in tempo per l'inizio del concerto. Sonia, devi sbrigarti per prepararti, sei in scena tra pochi minuti. Oh, cavolo, devo sbrigarmi. Grazie mille, Geo. Quindi tra poco ci sarà anche il concerto. Quindi tra poco saranno guai. Allora il concerto inizierà presto, eh? Questo vuol dire che dovranno azionare il palco ad onde reali. Mega, andiamo a vedere lì che aziona il palco. Ok. Bel lavoro, Gio. Sembra che per ora ti sia occupato di tutti i problemi, ma non possiamo ancora abbassare la guardia. Sembra che la colpevole sia una wizard femmina, ma non abbiamo scoperto molto altro. Per adesso questo è sufficiente come punto di partenza. Grazie per il tuo impegno a far realizzare il proposito di dei Sony Supporter. Se non ti dispiace, vorrei diventare un tuo brother. Mi hai aiutato così tanto che sento come se fossimo compagni. d'arme. Sarebbe grandioso. Gio e Lee hanno formato una brotherband. La forza legame di Gio sale di 40. Ok. Il concerto inizierà tra poco. Non vedo l'ora. Tutti i preparativi sono stati ultimati. Rimane da mettere in funzione il palco. Onda reale on. E cioè? Oh mio Dio! È fighissimo. C'è anche scritto Sonia, vabbè. Oh mio Dio, è tutto da un proiettore. Ma che figata. È enorme. Ragazzi, è così grande. Gio, ho preso i biglietti per te e i tuoi amici. Fico, grazie lì. Dovresti ringraziare Sonia. Mi ha chiesto di riservarvi dei posti speciali. Beh, ho un meeting a cui partecipare, perciò meglio che vada. Ci vediamo sul palco.
Adesso che facciamo? Aspettiamo l'arrivo di prezzo degli altri. È inutile avere fretta, tanto i nostri posti sono già prenotati. Hai ragione. Scusa per l'attesa, Gio, non dovremmo avviarci... Oh, oddio, che figata che c'è l'ascensore per salire. Wow, che palco figo. Non sono la pelle. Guarda che... Se il futuro è così... Mamma mia. Che atmosfera. Sonia è molto famosa, eh? I nostri posti sono laggiù. Posti? Non hai delle sedie, state in piedi, cioè non definirei posti. Ok, ci siamo. Concerto sta per iniziare. Preparati, Sonia Strum. Stai per calare il palco per l'ultimissima volta. Per calcare, ho sbagliato io. Ehi ragazzi, grazie per essere venuti qui oggi. Sì, Sonia! È davvero bello ritrovarsi qui sul palco a cantare per tutti voi. Siete tutti pronti per scatenarvi? Sì! Non c'entra la musica però. Ah, magari è fatto apposta. Eccoci lì. Gio, potrei parlarti un minuto? Ehi, lì, certo, cosa c'è? Sembra che ci sia un problema. Di cosa si tratta? Vieni con me. Non tutti, ha chiesto di me, non di tutti. Che cosa intendi con problema? Non lo senti? Wow, adesso che ci faccio caso, sta facendo stranamente freddo. Ero troppo emozionata dal concerto per notarlo, ma adesso lo sento anch'io. Davvero? Io non sento niente. Questo perché è uno strato di grasso isolante extra. Questo ha senso, sono felice di averlo. Qual è la situazione, pedia? La temperatura dell'aria attorno è La temperatura dell'aria è attorno ai 4 gradi ed è in diminuzione. Brr, cosa sta succedendo? Il nucleo programma del proiettore del palco è congelato. Di nuovo? Il nucleo programma è congelato? Sì, il nucleo programma di un'onda reale di questa portata non dovrebbe poter congelare. Ragazzo, questa cosa non mi piace per niente. La nostra più grande paura è che il proiettore smetta di funzionare. Oddio, cadremmo tutti! Il che significherebbe... Tutti quanti sul palco rimarrebbero bloccati senza possibilità di scendere. E se inizia a far troppo freddo potrebbero morire tutti congelati. Ok, io l'avevo visto in un altro modo, ma va bene anche così. Da schifo anche così. Ma è terribile! Ah, che c'è bello! Lì! Ciao Belle, cosa stai facendo? Beh, la mia Wizard Ice è scomparsa da un po' di tempo. Ice? Parli di quella dall'aspetto di un ghiacciolo, vero? Ho sentito dallo staff di minacce e di altri problemi. Sembra che tutto sia iniziato dopo la sua scomparsa. La sua rivalità con Sonia mi ha fatto pensare che forse Ice... Non è possibile che sia lei. Ice è la tua Wizard Manager. Non è possibile che abbia questo tipo di potere. Questo è vero, ma... Ma se ha una carta rumore, sì che è probabile. E già ho fatto 2 più 2 a quanto pare. Mega, credo che il mio sesto senso avesse ragione dopo tutto. Quindi siamo in un bel guaio. Si è ghiacciato tutto, wow. Le piastrelle sono ancora bicolor però. Che cosa sta succedendo? Il palco si è appena congelato? Cosa? Sonia! Gente, mi sembra che siate caldi per la mia prossima canzone. Continua a cantare. Come mai? Sonia! Sta facendo del suo meglio per mantenere tutti calmi. Ah, ecco perché. Lì, potresti darmi l'accesso al nucleo programma del palco? Certo, ti darò l'accesso, ma non ti chiederò perché ti serve. Perché non solo sei un membro del team, ma sei anche un mio brother. La sola ragione per cui il concerto è potuto iniziare è stato per merito tuo. So che aggiusterai questa cosa e salverai tutti. Ok, abbiamo lo pass dello stage. Sta attenta, Gio. Stai attento, Gio. Lo farò. Prezzo, occupati di Sonia e di tutti gli altri mentre sono via. Ricevuto. In guardia, Gio. Supporteremo Sonia così calorosamente che faremo bruciare questo posto. Che faccio io? Oh mio Dio, salto giù, cambio di onde M e mi trasformo al volo. Questa sì che è una figata, ok. Mi sono trasformato al volo. Ok ragazzi, ma vi lascio con la suspense, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Oddio! Sì, sei sexy, vero? Smetti.
di tirartela. E smetti di fare queste cose qua. Esci. Ah, schifo.